Per il creato è... Beh, ricordiamo che Roma ha avuto il blocco delle auto non più tardi di una settimana fa, quindi sì, sarebbe davvero dubbio. Ancora una volta un segno proprio di attenzione. Però è molto sensibile ai temi dell'ecologia, del creato, della difesa del creato, è molto molto. Paolo. Ecco, sì, andiamo avanti. Il Papa continua a salutare queste persone. Ormai siamo veramente all'inizio, ci stiamo avvicinando all'inizio di questa preghiera, di questo omaggio. E il primo momento sarà prima il canto Tuus Petrus, poi un momento di preghiera silenziosa da parte del Pontefice, che ha indossato anche una stola, ora viene accompagnato all'inginocchiatoio. E questo è il momento della preghiera del Papa all'Immacolata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Preghiamo. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo figlio, in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Grande festa di Maria Immacolata ci invita ogni anno a ritrovarci qui in una delle piazze più belle di Roma per rendere omaggio a lei, alla Madre di Cristo e Madre nostra. Con affetto saluto tutti voi presenti, come pure quanti sono uniti a noi mediante la radio e la televisione. E vi ringrazio per la vostra corale partecipazione a questo mio atto di preghiera. Sulla sommità della colonna a cui facciamo corona, Maria è raffigurata da una statua che in parte richiama il passo dell'Apocalisse appena proclamato. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Qual è il significato di questa immagine? Essa rappresenta nello stesso tempo la Madonna e la Chiesa. Anzitutto la donna dell'Apocalisse è Maria stessa. Ella appare vestita di sole, cioè vestita di Dio. La Vergine Maria, infatti, è tutta circondata dalla luce di Dio e vive in Dio. Questo simbolo della veste luminosa chiaramente esprime una condizione che riguarda tutto l'essere di Maria. Lei è la piena di grazia, ricolma dell'amore di Dio. E Dio è luce, dice ancora San Giovanni. Ecco allora che la piena di grazia, l'Immacolata, riflette con tutta la sua persona la luce del sole che è Dio. Questa donna tiene sotto i suoi piedi la luna, simbolo della morte e della mortalità. Maria infatti è pienamente associata alla vittoria di Gesù Cristo, suo figlio, sul peccato e sulla morte, è libera da qualsiasi ombra di morte e totalmente ricolma di vita. Come la morte non ha più alcun potere su Gesù risorto, così per una grazia e un privilegio singolare di Dio Onnipotente, Maria l'ha lasciata dietro di sé, l'ha superata. E questo si manifesta nei due grandi misteri della sua esistenza. All'inizio, l'essere stata concepita senza peccato originale, che è il mistero che celebriamo oggi, e alla fine l'essere stata assunta in anima e corpo nel cielo, nella gloria di Dio. Ma anche tutta la sua vita terrena è stata una vittoria sulla morte, perché spesa interamente al servizio di Dio, nell'oblazione piena di sé a Lui e al prossimo.
Per questo Maria è in se stessa un inno alla vita. E la creatura in cui si è già realizzata la parola di Cristo: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Nella visione dell'Apocalisse c'è un altro particolare. Sul capo della donna vestita di sole c'è una corona di 12 stelle. Questo segno rappresenta le 12 tribù di Israele e significa che la Vergine Maria è al centro del popolo di Dio, di tutta la comunione dei santi. E così questa immagine della corona di 12 stelle ci introduce alla seconda grande interpretazione del segno celeste della donna vestita di sole. Oltre a rappresentare la Madonna, questo segno impersona la Chiesa, la comunità cristiana di tutti i tempi. Essa è incinta, nel senso che porta nel suo seno Cristo e lo deve partorire al mondo. Ecco il travaglio della Chiesa pellegrina sulla terra, che in mezzo alle consolazioni di Dio e alle persecuzioni del mondo deve portare Gesù agli uomini. E proprio per questo, perché porta Gesù, che la Chiesa incontra l'opposizione di un feroce avversario, rappresentato nella visione apocalittica da un enorme drago rosso. Questo dragone ha cercato invano di divorare Gesù, il figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Invano perché Gesù, attraverso la sua morte e risurrezione, è salito verso Dio e si è assiso sul suo trono. Perciò il dragone, sconfitto una volta per sempre nel cielo, rivolge i suoi attacchi contro la donna, la Chiesa, nel deserto del mondo. Ma in ogni epoca la Chiesa viene sostenuta dalla luce e dalla forza di Dio, che la nutre nel deserto con il pane della sua parola e della Santa Eucaristia. E così in ogni tribolazione, attraverso tutte le prove che incontra nel corso dei tempi e nelle diverse parti del mondo, la Chiesa soffre persecuzione, ma risulta vincitrice. E proprio in questo modo la comunità cristiana è la presenza, la garanzia dell'amore di Dio contro tutte le ideologie dell'odio e dell'egoismo. L'unica insidia di cui la Chiesa può e deve aver timore è il peccato dei suoi membri. Mentre infatti Maria è immacolata, libera da ogni macchia di peccato, la Chiesa è santa, ma al tempo stesso segnata dai nostri peccati. Per questo il popolo di Dio, peregrinante nel tempo, si rivolge alla sua Madre Celeste e domanda il suo aiuto. Lo domanda perché ella accompagni il cammino di fede, per incoraggiare l'impegno di vita cristiana e perché dia sostengo alla nostra speranza. Ne abbiamo bisogno, soprattutto in questo momento così difficile per l'Italia, per l'Europa, per varie parti del mondo. Maria ci aiuti a vedere che c'è una luce al di là delle coltri di nebbia che sembra avvolgere la realtà. Per questo anche noi, specialmente in questa ricorrenza, non cessiamo di chiedere con fiducia filiale il suo aiuto. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che anche a te ricorriamo. Ora pro nobis, intercedi pro nobis ad Dominum Iesum Christum. Christus.
terminata la locuzione del Papa, ora ascoltate le litanie della Beata Vergine Maria e poi sarà collocato l'omaggio floreale del Papa, sarà collocato sulla sommità della statua. Lo vedete, prima viene benedetto dal Santo Padre. L'immagine della Vergine Immacolata. Potens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Abbiamo ascoltato dunque l'Ave Maria, la benedizione del Papa impartita dal Pontefice. Ora un ultimo canto, il Tota Pulcra, mentre il Papa si appresta a congedarsi da Piazza Mignanelli, dove ha reso omaggio come tutti gli anni, l'8 dicembre, come una vecchia tradizione, alla statua della Immacolata Concezione.